Buongiorno, in questo webinar parleremo di analisi strutturali di serbatoi e componenti in pressione con approccio Design by Formula e Design by Analysis e successivamente passeremo ad un esempio di calcolo e verifica di uno scambiatore di calore con i software PasseEquipe e NozzleFAM. Nel corso della presentazione andremo a fare una breve panoramica del software PasseEquipe, andando successivamente a vedere come è possibile progettare e verificare strutturalmente apparecchi in pressione attraverso un esempio pratico. Passeremo poi al software NozzleFAM con cui andremo ad eseguire verifiche di dettaglio con metodo agli elementi finiti di specifiche zone dell'apparecchio in pressione. I software in questione sono sviluppati dalla PAS, una software house che ha più di 50 anni di esperienza nello sviluppo di software dedicati al calcolo di pipeline e apparecchiature in pressione, che attualmente conta più di 3.000 utilizzatori ma è in forte espansione. Non solo perché è entrata da poco nel mercato internazionale, ma anche perché offre strumenti molto intuitivi e dotati di sistemi di calcolo avanzato che garantiscono ampia applicabilità nel settore della progettazione e verifica di pipeline. I software che fanno capo a questa compagnia si suddividono in due gruppi. Il primo si occupa dello studio di pipeline. Tra questi software troviamo StarProf, che si occupa di analisi termostrutturali di pipeline, e HydroSystem, che si occupa di analisi fluidodinamiche. Il secondo gruppo invece si occupa di calcolo e verifica di apparecchi in pressione. Tra i software di questa categoria troviamo appunto PasseEquipe e NozzleFAM che approfondiremo nel seguito. Andiamo adesso a vedere più nel dettaglio le caratteristiche di PasseEquipe. Questo software permette il progetto e verifica con approccio design by formula di serbatoi orizzontali, verticali, a colonna, cisterne e scambiatori di calore, ma anche singoli componenti di pressione in accordo a normative standard internazionali come ASME, GOST ed EN. Il software, una volta calcolata la distribuzione delle sollecitazioni e dello stress sull'apparecchio, esegue le verifiche previste per ciascuna componente in pressione in funzione della normativa impostata. È uno strumento molto intuitivo che permette di velocizzare notevolmente la progettazione di un apparecchio o di una componente in pressione, senza seguire nessuna specifica formazione per imparare ad utilizzarlo. La creazione del modello avviene direttamente all'interno dell'ambiente PasseEquipe, andando a creare componente per componente l'apparecchio in pressione, definendo quindi le caratteristiche geometriche, il materiale, il codice di riferimento per la verifica e così via. Tutti i parametri richiesti hanno una breve descrizione e un simbolo di riferimento conforme a quello indicato nella normativa, che poi sarà utilizzato per richiamare il parametro nelle verifiche. Le connessioni tra i diversi elementi sono create in automatico dal software una volta che l'utente imposta la posizione reciproca di ciascuna componente connessa. La tipologia di apparecchi che si possono creare è molto vasta e non si limita alle sole componenti in pressione, ma anche a tutte quelle parti che permettono la funzionalità del serbatoio, come strutture di sostegno, scale, passerelle, golfari o trugno. Tanto per rendere un'idea, è possibile modellare tutte le tipologie di elementi in pressione presenti e previsti dalle normative implementate in PasseEquipe. Il software considera nel calcolo i carichi dovuti all'azione del peso proprio, e quindi dimensioni e spessore dell'elemento, isolamento ed eventuali rivestimenti aggiuntivi, e il peso del fluido contenuto, ma anche i carichi ambientali dovuti al sisma, alla neve, al vento ed eventuale presenza di vortici per i serbatoi a colonna. Possono essere inseriti in ogni punto carichi esterni puntuali aggiuntivi, come i carichi sui bocchelli o uniformemente distribuiti sugli elementi. C'è inoltre la possibilità di definire molteplici condizioni di carico in termini di pressione e temperature agenti, in modo da eseguire il calcolo e la verifica per le diverse fasi di funzionamento dell'apparecchio. All'interno del software è presente una vasta integrazione di normative internazionali utilizzate per la progettazione di componenti in pressione, dalle normative americane a quelle russe, alle EN europee. Come già anticipato, il software permette calcolo e verifica strutturale di scambiatori di calore in accordo ai codici GOST e ASME 8 divisione 1. Possono essere modellate tre tipologie di scambiatori di calore, quelli a testa fissa, quelli con testa flottante o quelli con fascio tubiero ad U.
Anche in questo caso, una volta definita la tipologia e le caratteristiche geometriche, i materiali e i carichi agenti, il software esegue il calcolo e la verifica della piastra tubiera, del fascio di tubi e della flangia di collegamento, oltre alle verifiche degli altri componenti inseriti nel modello. Per ciascuna tipologia di scambiatore di calore sono messi a disposizione dei comandi che permettono di modellare qualsiasi tipo di scambiatore di calore previsto dalla normativa, con espliciti richiami e indicazioni di quelle che sono le prescrizioni riportate nei codici. Sin dalle fasi preliminari, la scelta viene guidata verso la configurazione ammissibile dello scambiatore di calore, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista normativo. Per agevolare l'inserimento del fascio tubiero, inoltre, PassEquip ha uno speciale editor automatico che consente la generazione ed eventuale modifica di qualsiasi configurazione di fascio tubiero. Lo scambiatore di calore può essere modellato sia per serbatoi orizzontali che per serbatoi verticali. Una volta creato il nostro apparecchio impressione o il nostro scambiatore di calore, ed eseguita l'analisi, è possibile accedere alla sezione di visualizzazione dei risultati, in cui sono segnati eventuali errori, quindi verifiche non soddisfatte, o warning derivanti da possibili criticità presenti sul modello. Questo rende facile e intuitiva la verifica degli elementi non conformi alle prescrizioni normative. La visualizzazione dei risultati si suddivide in due sezioni: una introduttiva, che considera tutta una serie di informazioni preliminari riepilogative dell'apparecchio, come pesi, volumi, baricentri, diagrammi di sollecitazione globali sull'asse del serbatoio e così via. L'altra sezione contiene i risultati di verifica dettagliati per ciascuna componente del nostro apparecchio. Le verifiche sono riportate mostrando prima la formula prevista dalla normativa, poi la sostituzione numerica ed infine il risultato di calcolo. Questo sistema di rappresentazione permette non solo di capire il percorso seguito dal software per arrivare al risultato, ma anche, nel caso di verifiche non soddisfatte, di capire qual è l'origine del problema e di conseguenza le possibili soluzioni. Passiamo adesso ad un esempio pratico di calcolo e verifica di uno scambiatore di calore con fascio tubiero ad U in accordo alle ASME 8 divisione 1 con il software PassEquip. Andremo a vedere com'è possibile modellare un apparecchio impressione partendo dalla creazione dello scambiatore di calore, per poi passare ad alcuni progetti di scambiatori di calore realizzati con PassEquip. Una volta avviato, andremo a creare un nuovo progetto. Il software inizialmente ci chiede la tipologia di serbatoio che vogliamo andare a realizzare. Questo è molto importante perché questa scelta viene fatta solo all'inizio del nostro progetto e poi non potrà essere più modificata se non creando un nuovo modello, e permette di selezionare tra serbatoio orizzontale, serbatoio verticale, a colonna o cisterna. Fa sì che il software ci metta a disposizione nelle fasi successive tutta una serie di strumenti che agevolano la creazione della tipologia di apparecchio che vogliamo andare a creare. Nel caso in questione, se vogliamo andare a verificare solo uno scambiatore di calore e non l'intero apparecchio impressione, a noi basterà semplicemente eseguire la scelta in base alla disposizione che avrà il nostro scambiatore di calore. Quindi, se lo scambiatore è posizionato orizzontalmente nella condizione di normale funzionamento, andremo a selezionare la prima opzione qui di serbatoio orizzontale, altrimenti, se è verticale, andremo a selezionare la seconda opzione. Una volta selezionata l'opzione che fa il caso nostro, il software ci apre un'altra finestra, una finestra che contiene tutte le caratteristiche riepilogative e che riguardano tutti i componenti del nostro modello. Tra queste troviamo le combinazioni di carico, che possono essere create o possono essere modificate attraverso questi comandi. Per ogni combinazione di carico possiamo definire un diverso valore di densità del fluido contenuto, possiamo andare a definire un valore del riempimento in percentuale o in termini di volume all'interno del serbatoio. Possiamo andare ad indicare tutti quei carichi che riguardano
la totalità del nostro apparecchio in pressione, quindi carichi dovuti al vento, carichi dovuti al sisma, andando a selezionare la normativa di riferimento e stessa cosa anche per il vento. Possiamo poi andare ad selezionare e ad eseguire la verifica per una eventuale condizione di test, che in questo caso non ci interessa, ed altre opzioni ancora abbiamo a disposizione. Tra queste anche la possibilità di andare a calcolare scambiatori di calore. In questo caso andremo a selezionare questa spunta perché è nostro interesse andare a verificare, a modellare, a verificare uno scambiatore di calore. Una volta quindi impostate tutte queste caratteristiche riepilogative del nostro modello, andremo a premere su OK e entreremo nella schermata di editazione e di creazione del nostro modello. Nella parte a destra dello schermo abbiamo presente tutti i comandi che possiamo utilizzare per creare le diverse componenti del nostro apparecchio in pressione, per esempio il fasciame cilindrico, eventuali transizioni coniche, anelli di irrigidimento, chiusure di diversa tipologia, stessa cosa per i bocchelli, curve, flange e così via, selle di supporto. Possiamo andare ad inserire anche carichi puntuali in qualsiasi componente o carichi uniformemente distribuiti, passerelle, e poi entriamo nella sezione relativa alle tipologie di scambiatori di calore. Come già accennato in precedenza, in PassEquip possiamo andare a calcolare e verificare scambiatori di calore con testa fissa, con testa flottante oppure con fascio tubiero ad U, che è il caso dell'esempio che andremo ad affrontare oggi. Quindi per creare questa tipologia di scambiatori di calore andremo a selezionare questo comando e il software ci metterà a disposizione una procedura guidata che permetterà di inserire tutte le caratteristiche geometriche del nostro componente. Ovviamente lo stesso metodo di inserimento con i parametri diversi è richiesto per ogni tipologia di componente che andremo ad inserire nel nostro apparecchio in pressione. Nel caso in questione ci viene richiesta la normativa inizialmente con cui vogliamo andare ad eseguire la verifica. Una volta selezionata la normativa andremo a specificare il materiale che può essere editato dall'utente oppure può essere preso dalle librerie presenti all'interno del software. In questo caso prendiamo un materiale dalla libreria ASME, in particolare un SA 387 grado 91. Possiamo sempre visualizzare quelli che sono i valori della tensione ammissibile e i parametri relativi a questo materiale che poi saranno utilizzati per eseguire le verifiche. E una volta selezionato il materiale, premiamo su OK e questo viene direttamente attribuito alla componente, in questo caso il serbatoio. Ci sono richieste le caratteristiche geometriche del serbatoio come il diametro, lasciamo 1000, l'entità dello spessore del fasciame, un'eventuale corrosione che lasciamo a 2 mm, la lunghezza del fasciame e del fascio tubiero. Nella parte inferiore sono presenti le tabelle per le combinazioni di carico. Adesso abbiamo una sola combinazione di carico perché in fase iniziale abbiamo specificato una sola combinazione di carico, quella in operating, ma ciò non toglie che potremmo aver avuto più combinazioni di carico e per ciascuna di queste dovremo andare a specificare il valore della pressione e della temperatura di riferimento per il calcolo e la verifica del serbatoio e un valore della pressione e della temperatura di riferimento per il calcolo e la verifica del fascio tubiero. Ovviamente, sia per serbatoio che per il fascio tubiero possiamo andare a specificare per ciascuna combinazione di carico l'entità della densità e l'eventuale riempimento, livello di riempimento. Questo è molto importante perché da questo dipendono poi le spinte e le sollecitazioni che di conseguenza avremo in corrispondenza della connessione tra il fascio tubiero e la piastra. Ad influenzare
anche queste sollecitazioni è l'eventuale presenza di diaframmi interni che possono essere predisposti nel nostro scambiatore di calore. Una volta che selezioniamo questa spunta, dovremo andare a definire i parametri geometrici che ci sono richiesti, in questo caso l'interasse tra i diversi diaframmi e l'interasse tra il diaframma iniziale e la piastra tubiera. Ovviamente ciascun parametro ha un'indicazione, non solo una descrizione, ma anche un simbolo di riferimento che è riportato nel grafico in parte, che permette una rapida individuazione del significato del parametro geometrico che stiamo andando ad inserire. Una volta definito queste caratteristiche geometriche, possiamo anche andare a specificare con quest'altra spunta l'appoggio o in qualche modo la connessione dei diaframmi con il serbatoio. Questo farà sì che lo schema statico del fascio tubiero non sia come trave a sbalzo, ma come una trave a sbalzo, sì, ma con più appoggi intermedi. Possiamo anche andare a selezionare queste altre due spunte, che permettono di considerare delle prescrizioni specifiche previste dalla normativa. Se non ci ricordiamo il significato, ovviamente basta che andiamo ad aprire la normativa al paragrafo che ci viene indicato. Questa prima spunta permette di aumentare la resistenza a flessione della piastra tubiera. Per quest'altra spunta si trascura la rigidezza, dell'intero serbatoio nel calcolo del nostro scambiatore di calore. Per adesso attiviamo semplicemente questa spunta perché ci interessa un calcolo semplificato che è finalizzato solo all'illustrazione e al far vedere come il software opera. Prima di passare alla finestra successiva, dovremmo andare a definire la tipologia di flangia che abbiamo in corrispondenza di questa zona. Ovviamente, in funzione della scelta che andiamo a fare, nelle finestre successive ci verranno richiesti determinati parametri geometrici che dipendono appunto dal particolare che abbiamo selezionato. In questo caso andremo a considerare una flangia di connessione di questo tipo. Ovviamente tutte queste tipologie di connessioni presentano il riferimento all'interno della normativa da cui è possibile sempre avere un confronto immediato. Andiamo alla finestra successiva che ci consente di andare ad inserire le caratteristiche della flangia. Ovviamente, se noi avessimo selezionato un'altra tipologia di flangia, o meglio di connessione, in quest'altra sezione ci sarebbero stati richiesti altre tipologie di parametri geometrici. Quindi lasciamo la selezione che abbiamo fatto inizialmente e andiamo ad inserire i parametri geometrici come ci sono richiesti. Ovviamente ciascun parametro geometrico ha sempre la descrizione e la lettera di riferimento che ci permette di visualizzare nel disegno riportato nella schermata di inserimento il significato del parametro geometrico. Possiamo andare a realizzare diverse tipologie di flange, da una flangia welding neck a una flangia slip-on, e una volta selezionata la tipologia che fa il caso nostro, andremo ad inserire i parametri geometrici che nel caso di flange standard possono essere importati anche direttamente dalle librerie presenti all'interno del software una volta selezionata e individuata la flangia in questione. In questo esempio andremo a inserire manualmente tutti i parametri, dal parametro B che rappresenta il diametro interno al materiale che andremo a selezionare sempre dalle librerie implementate all'interno del software. A tutti gli altri parametri geometrici che ci vengono richiesti. I materiali possono essere selezionati da qualsiasi libreria, ma possono anche essere editati manualmente andando nella sezione Edit User Material e andando a definire un nuovo materiale specificando il nome e specificando il valore
dello snervamento e della rottura. Non serve per, ovviamente, i due valori di temperatura di riferimento. Non serve andare a specificare tutti gli altri parametri. Ovviamente, laddove il parametro appunto dovesse mancare e la verifica richiedesse il parametro in questione, il software non andrà ad eseguire il calcolo, ma notificherà comunque all'utente un warning specificando appunto questo problema. Quindi anche l'editazione del materiale può essere eseguita in maniera molto semplice e molto veloce, andando semplicemente a compilare questa tabella. Una volta editato il nostro materiale, lo possiamo trovare nell'apposita libreria User Defined Material e ovviamente in questa libreria andremo a trovare il materiale che abbiamo appena editato. Una volta quindi inseriti tutti i parametri geometrici, andremo a specificare anche le caratteristiche geometriche della guarnizione, che potrà essere direttamente importata dalle librerie standard presenti all'interno del software in funzione della tipologia di frangia selezionata, e abbiamo anche l'implementazione della tipologia di guarnizione che possiamo andare a creare in funzione ovviamente della normativa selezionata. In questo caso, considerando sempre la normativa ASME, sono riportate tutte le tipologie di guarnizioni in funzione delle quali sono definiti specifici valori del gasket factor e del design sitting stress. Specificata anche la temperatura sulla flangia, passiamo alla sezione successiva, dove andremo a definire la geometria del fascio tubiero. In questa sezione possiamo andare a definire le caratteristiche dei tubi, andando a specificare sempre il materiale, come abbiamo fatto prima, quindi selezionando dalle librerie. Andando ad indicare quelle che sono le caratteristiche geometriche del nostro fascio tubiero, dei tubi che costituiscono il nostro fascio tubiero, la tipologia di connessione che abbiamo con la piastra tubiera, ed infine il materiale della piastra di separazione che permette di andare a suddividere il flusso in ingresso dal flusso in uscita dello scambiatore di calore. In questo caso andremo a selezionare sempre il materiale e andremo a definire le caratteristiche geometriche. Una volta fatto questo, andiamo a definire la quantità e la disposizione dei tubi del nostro fascio tubiero. Allora, possiamo eseguire questa operazione andando a definire questi parametri geometrici, oppure possiamo andare ad utilizzare un pratico tool che ci permette di andare a definire la disposizione dei nostri tubi che costituiscono il fascio tubiero, andando a definire la tipologia di maglia, e una volta selezionata la tipologia di maglia e definiti questi parametri geometrici, che non sono altro che il raggio all'interno del quale deve essere contenuto il nostro fascio tubiero, il valore di questi parametri T con X e T con Y, che rappresentano le distanze relative tra due tubi, questi parametri H1 e H3 che consentono di andare a definire ulteriormente la disposizione del nostro fascio tubiero. Infine, qui possiamo andare a specificare un eventuale decentramento fascio tubiero e ovviamente un eventuale spostamento della nostra piastra di separazione. Comunque, anche in questo caso, ogni parametro geometrico ha una precisa
la rappresentazione che ci permette di andare a capire qual è il significato del parametro che stiamo andando a inserire. Una volta specificate tutte queste caratteristiche, possiamo andare a calcolare il nostro fascio tubiero e andremo a premere su OK. Ovviamente noi abbiamo utilizzato la modalità di progetto del nostro fascio tubiero utilizzando l'opzione Designer, ma se le caratteristiche geometriche sono già state definite, a noi interessa solamente verificare il nostro apparecchio, basta andare a selezionare tra le diverse spunte presenti, quindi tra le diverse configurazioni e andare ad precisare i parametri che ci sono richiesti per andare a modellare e a verificare poi successivamente quella che è la nostra disposizione dei tubi. Una volta editata anche questa finestra, premendo su OK, andremo a generare il nostro modello, il nostro scambiatore di calore, attivando la visualizzazione, attivando questa visualizzazione possiamo vedere appunto il fascio tubiero e la presenza dei diaframmi con gli interassi che abbiamo specificato. Se vogliamo andare ad inserire ulteriori componenti sul nostro apparecchio, basta semplicemente che lo andiamo a selezionare e andiamo ad inserire la tipologia di apparecchio che vogliamo andare ad inserire. Ad esempio, se vogliamo andare a creare un ulteriore fasciame cilindrico in questa zona, andremo a selezionare il nostro scambiatore di calore e andremo ad selezionare la componente cilindrica. Il software ci chiede se vogliamo andare ad inserire questa componente all'inizio o alla fine del nostro serbatoio. Selezioniamo la prima opzione. Il software, come già visto in precedenza, però con una diversa modalità di visualizzazione, ci chiede i parametri geometrici del nostro elemento, in questo caso del nostro fasciame. Andremo sempre a specificare il valore del diametro, il valore dello spessore, della corrosione e della lunghezza del nostro fasciame cilindrico, in questo caso 500, l'unico parametro che andiamo a modificare. Andiamo a specificare la pressione e l'eventuale valore della temperatura in funzione della quale vogliamo eseguire la verifica. E come potete vedere, il materiale viene automaticamente preso dall'elemento adiacente, ma ciò non toglie che questo può essere modificato dall'utente, come abbiamo già visto in precedenza. Una volta quindi compilata questa sezione, dove è riportata anche la normativa in funzione della quale vogliamo andare a eseguire la verifica di questa componente che stiamo andando a inserire, premiamo su OK e automaticamente il componente viene aggiunto. Se vogliamo poi andare ad inserire anche un bocchello di ispezione, basta che selezioniamo nuovamente lo scambiatore di calore e andiamo ad inserire un bocchello, a selezionare la tipologia di bocchello che vogliamo, andando a specificare sempre la normativa di riferimento, le caratteristiche geometriche, la tipologia di bocchello che è di nostro interesse, l'eventuale pressione e ovviamente la posizione rispetto a questo componente, al nostro fasciame cilindrico dello scambiatore di calore. Ovviamente una volta definita questa posizione, il software va in automatico a eseguire la connessione tra il bocchello e il serbatoio. In questo caso andremo a specificare una distanza dall'inizio del nostro fasciame di 500 mm. Caratteristiche del bocchello potevano anche essere importate dalle librerie standard presenti all'interno del software, come abbiamo visto in precedenza per la flangia, quindi andando a selezionare la tipologia di libreria e ovviamente poi le caratteristiche necessarie per l'inserimento del bocchello. Andando avanti con l'inserimento delle caratteristiche, possiamo andare ad applicare eventuali carichi sul bocchello definiti manualmente.
In questo caso andiamo a vedere come il software va ad eseguire questa tipologia di verifica andando ad applicare dei carichi esterni di 3000 N e di 3 kN di momento torcente e anche un valore di una forza di taglio di 3000 N. Una volta fatto questo, andiamo a premere sul ok e il software inserisce automaticamente il bocchello. Prima però di far questo specifico un'altra cosa. L'opzione Calculate Automatically vuol dire che il software andrà ad eseguire la verifica del bocchello considerando i carichi presenti e che gli sono trasmessi dagli elementi adiacenti. Se invece andiamo a selezionare quest'altra opzione, il software andrà ad eseguire la verifica del bocchello con i carichi che sono inseriti dall'utente. Se andiamo a selezionare anche questa spunta, allora questi carichi non saranno utilizzati solo per la verifica del bocchello, ma saranno poi trasmessi a tutti gli apparecchi connessi al bocchello. Una volta quindi completato il nostro apparecchio in pressione, adesso ci fermiamo a queste componenti, ma l'inserimento ad esempio di una testa di chiusura risulterebbe molto semplice perché avverrebbe nelle stesse modalità che abbiamo visto fino adesso per l'inserimento del bocchello e del nostro fasciame cilindrico. Infatti, per andare a considerare una chiusura di tipo sferico sul nostro scambiatore di calore, basterà sempre andare a selezionare lo scambiatore di calore e selezionare la tipologia di chiusura che fa al caso nostro, la normativa di verifica e ovviamente le caratteristiche geometriche. Il software automaticamente andrà ad inserire la chiusura. La stessa cosa per le selle di supporto. Selezioniamo la componente base dove vogliamo andare a inserire la sella, selezioniamo la tipologia di sella, specifichiamo le caratteristiche geometriche e così via. Quindi non solo per le selle, ma anche per tutti gli altri componenti o attributi che vogliamo andare a inserire sul nostro serbatoio. Una volta fatto questo, andremo a salvare il nostro modello e andremo ad eseguire l'analisi. Una volta terminata l'analisi, il software entra direttamente nella modalità di visualizzazione dei risultati, dove sono riportate inizialmente le caratteristiche globali del nostro apparecchio in pressione, tra questi il valore del peso e la posizione del centro di gravità per ciascuna delle combinazioni di montaggio, di funzionamento e di test del nostro apparecchio, eventuali carichi esterni applicati, riepilogo dei materiali utilizzati, diagrammi di sollecitazione e così via. In una seconda parte poi sono riportate le verifiche per ciascuna componente del nostro apparecchio, andando inizialmente a riportare il riepilogo dei dati geometrici, poi le condizioni di carico ed infine la verifica eseguita in accordo alla normativa selezionata, riportando prima la formula, poi la sostituzione numerica ed infine il risultato. Il software ci notifica anche eventuali problemi, in questo caso sono delle verifiche non soddisfatte e ci indica che nel bocchello numero 1 la verifica di resistenza per effetto dei carichi esterni applicati non è verificata, infatti possiamo vedere che l'entità dello stress è superiore al valore ammissibile e un'altra verifica non soddisfatta per il collegamento flangiato dello scambiatore di calore, possiamo vedere che in questo caso la verifica non soddisfatta, che ci viene segnata in rosso, è relativa alla rigidezza della flangia. In questo caso risulta molto comodo avere a disposizione la formula perché possiamo vedere che uno dei parametri che influenza maggiormente la rigidezza è il T, che non è altro che il valore dello spessore della nostra flangia. Quindi basterà andare ad aumentare leggermente il valore del T e la nostra verifica risulterà soddisfatta. Come già anticipato, per lo scambiatore di calore i risultati sono riportati per ciascuno delle componenti del nostro apparecchio in accordo alla normativa selezionata e andando a riportare sempre la formula e poi la sostituzione numerica con il risultato. Andiamo adesso a vedere come risolvere il problema sulla flangia. Per far questo basterà andare a selezionare
il nostro apparecchio, il nostro scambiatore di calore, entrare nelle proprietà, nella sezione relativa alle flange, andare a definire un valore di T, quindi un valore dello spessore, non più di 100, ma di 105 ad esempio. Il software aggiorna automaticamente il modello e una volta fatto questo andremo ad eseguire nuovamente l'analisi. E una volta terminata l'analisi possiamo vedere come il software, l'errore relativo alla flange adesso non è più presente. L'unico problema che resta in sospeso è quello relativo del nostro bocchello di ispezione sullo scambiatore di calore e per andare a risolvere questo problema ci affideremo ad un'analisi più approfondita, in particolare un'analisi FEM, attraverso un software molto pratico e molto comodo per risolvere questa tipologia di problemi, che è NozzleFEM, che andremo brevemente a presentare nel seguito. Passiamo adesso a NozzleFEM, che come già accennato permette l'analisi e la verifica con approccio design by analysis di componenti in pressione, in accordo con normative e standard internazionali. Il software, una volta calcolata la distribuzione dello stress sull'apparecchio, esegue direttamente le verifiche in accordo alla normativa impostata. Questo software è commercializzato assieme a PassEquip e agevola notevolmente lo studio di particolari di connessione tra componenti in pressione che risultano particolarmente sollecitati o che magari non sono verificati con metodi di calcolo più conservativo. Il modello può essere creato direttamente all'interno di NozzleFEM, andando a definire geometria, materiale, carichi applicati e condizioni al contorno, o può essere importato direttamente dal software PassEquip. Le tipologie di apparecchi in pressione che possono essere creati da NozzleFEM sono singoli elementi in pressione, connessioni tra bocchello serbatoio, trunnion di connessioni con curve e gonne di serbatoi a colonna. Ciascuna tipologia a sua volta comprende delle sottocategorie che permettono di realizzare un'ampia varietà di configurazioni. Ad esempio, nelle connessioni a bocchello serbatoio è possibile considerare l'effetto di bocchelli su serbatoi cilindrici, su serbatoi conici, rettangolari, su chiusure sferiche, piatte, coniche e così via. Una volta ultimato il modello ed eseguita l'analisi, NozzleFEM notifica eventuali errori e quindi verifiche non soddisfatte o warning che segnalano istantaneamente eventuali criticità presenti sul modello. Il software calcola automaticamente gli stati di tensione membranale e flessionale ed esegue le verifiche prescritte dalla normativa per ogni combinazione di carico. Oltre alle verifiche di resistenza, il software calcola i carichi ammissibili, la flessibilità della componente ed esegue le verifiche a fatica. I risultati di calcolo poi possono essere esportati in un report personalizzabile in termini di formattazione del documento e di contenuti presenti come con PassEquip. Vediamo adesso com'è possibile eseguire analisi dettagliate con i software NozzleFEM in corrispondenza delle connessioni bocchello-serbatoio che non hanno superato le verifiche di resistenza condotte in precedenza con il software PassEquip. Per andare ad eseguire le verifiche con NozzleFEM della connessione bocchello-serbatoio, dobbiamo prima andare ad esportare da PassEquip il modello andando in File Export e selezionando la spunta NozzleFEM. Una volta fatto questo, il software individua automaticamente i bocchelli presenti nel nostro serbatoio, in questo caso solo uno, e ci permette di andare a selezionare la destinazione, la cartella di destinazione dove vogliamo andare ad esportare il nostro modello. Una volta quindi selezionata la cartella, andiamo ad esportarlo e andiamo ad avviare il file con NozzleFEM. Una volta avviato NozzleFEM, il software ci presenta diverse finestre che ci permettono di andare a definire le caratteristiche della nostra connessione. Partendo dalla prima, possiamo andare a specificare la normativa in funzione della quale vogliamo andare ad eseguire la verifica, il grado di raffittimento della mesh che creerà automaticamente il software ed eventuali spunte che permettono di andare ad eseguire dei calcoli aggiuntivi,
come ad esempio la determinazione dei carichi ammissibili sul bocchello, il calcolo dell'SIF o della flessibilità della connessione. Una volta compilata questa sezione che contiene delle caratteristiche generiche della nostra analisi, andremo a specificare le caratteristiche geometriche di ciascun componente, quindi del fasciame e del bocchello, che in questo caso sono importate automaticamente, okay, dal modello che abbiamo esportato da PassEquip. Una volta specificate quindi le caratteristiche geometriche del nostro componente base, andremo a fare lo stesso per il nostro bocchello, definendo la posizione, definendo le caratteristiche dimensionali, la tipologia di bocchello tra quelle disponibili presenti all'interno del software, ed infine andremo a definire le condizioni di carico, che anche in questo caso sono importate automaticamente da PassEquip, ma che possono anche essere modificate dall'utente andando a specificare più combinazioni di carico e quindi andando ad aggiungere altre combinazioni di carico e per ciascuna combinazione di carico definendo il valore della pressione, della temperatura e dei carichi esterni applicati. Una volta impostate queste caratteristiche andremo ad eseguire l'analisi. Una volta terminata l'analisi, il software ci visualizza direttamente la sezione dei risultati, dove sono riportate inizialmente le caratteristiche geometriche di carico della nostra connessione e poi i risultati dell'analisi FEM. Il software va a calcolare direttamente gli stati di tensione membranale e flessionale sulle nostre due componenti e va ad estrarre lo stato di tensione eseguendo la verifica in accordo alla normativa selezionata. Per ciascun stato di stress possiamo sempre andare a vedere la distribuzione nel dettaglio, andando a sovrapporre il livello di raffittimento della mesh, la deformata della nostra connessione, andando a visualizzare ovviamente nel dettaglio qual è la reale distribuzione dello stress. Diversamente da quanto abbiamo visto in precedenza, con PassEquip, adesso in NozzleFEM la connessione tra bocchello e serbatoio risulta essere verificata. Ecco che possiamo da questo capire come il metodo di calcolo con approccio design by formula sia molto più cautelativo di un metodo più accurato come quello design by analysis eseguito con il software NozzleFEM. Oltre alla verifica di resistenza, il software permette di calcolare l'entità del carico ammissibile sulla connessione, il valore della flessibilità, della rigidità della connessione bocchello-serbatoio ed infine l'entità dell'SIF. Ovviamente NozzleFEM può essere utilizzato non solo per la modellazione delle connessioni bocchello-serbatoio, ma anche per andare a eseguire analisi FEM di trugno, di gonne di supporto di serbatoio a colonna o di semplici componenti in pressione. Ovviamente, in base alla selezione che andiamo ad eseguire inizialmente, ci vengono poi richieste specifiche caratteristiche geometriche che permettono di andare a modellare la nostra, componente. Ecco che quindi un software come NozzleFEM consente di eseguire verifiche approfondite di componenti in pressione, tutto in maniera rapida ed agevole, ogni volta che l'approccio design by formula non è sufficiente a garantire un risultato soddisfacente. Prima di concludere, riepilogo brevemente quelli che sono i punti di forza di software PassEquip e NozzleFEM, in particolare la versatilità nella progettazione di apparecchi in pressione, l'estrema semplicità e velocità di apprendimento che permettono di ridurre notevolmente i tempi per la progettazione e la verifica di un apparecchio in pressione. Sottolineo inoltre l'implementazione di normative di verifica internazionali e la possibilità di disporre di una licenza flessibile, non solo in termini di durata, ma anche in termini di contenuti del software. Per ultimo, riporto due link che rimandano al sito internet della PAS, da cui è possibile scaricare la versione di prova del software, e l'indirizzo YouTube, dove sono presenti numerosi tutorial che spiegano nel dettaglio l'utilizzo e il funzionamento dei software.
Vi ringrazio infine per l'attenzione dedicata fino ad ora e ricordo che Enginesoft è sempre a disposizione per ulteriori informazioni in merito ai software pass. Spero che il webinar sia stato di vostro gradimento ed auguro infine una buona giornata. Buongiorno a tutti, in questo intervento andremo a parlare di un approccio semplificato per lo studio della fatica vibrazionale basato sulle guideline dell'Energy Institute applicate a un caso reale. Vediamo quello che sarà l'intervento di oggi, andremo a vedere un'introduzione su questo tipo di approccio, andremo a vedere le cause di vibrazione all'interno di condotte, i concetti alla base di questo approccio, gli step di calcolo che vengono implementati. Vedremo poi un caso di aumento di produttività per un impianto, cosiddetto debottlenecking, e poi avremo delle conclusioni. Allora, la fatica indotta dalle vibrazioni nelle tubazioni. È legata a diversi meccanismi di eccitazione che vengono presi in esame dalle linee guida dell'Energy Institute, che consentono di studiare questo fenomeno ed eventualmente consigliare delle analisi dettagliate su componenti o tratti di linea ritenuti critici. I mercati di riferimento sono il mercato energy, il mercato del petrolio, il gas, l'aria, quindi tubazioni aria, district heating, quindi teleriscaldamento e grandi navi. Le vibrazioni vengono indotte all'interno di tubazioni, come dicevamo, da meccanismi di eccitazione che possono riguardare turbolenza del flusso, creazione di vortici in corrispondenza di rami chiusi, anche per effetto di condizioni operative che ad esempio, prevedono la chiusura di una valvola o da cadute di pressione in corrispondenza, ad esempio, di valvole orifizi che rappresentano una sorgente sonora che induce delle vibrazioni ad alta frequenza a valle della sorgente stessa. Tipicamente l'attività inizia con la costruzione di un modello 3D del piping, grazie al quale vengono condotte analisi degli ele agli elementi finiti per la valutazione del comportamento strutturale, in particolare per la definizione dei modi propri delle frequenze dell'impianto. Successivamente si eseguono delle verifiche che portano a definire la cosiddetta probabilità di guasto, che in estrema sintesi riguardano la definizione di una matrice che in funzione del meccanismo di eccitazione e del tratto di condotta considerato riporta i valori di probabilità di guasto. E in funzione di questi valori qui, poi vengono suggerite delle azioni correttive, mitiganti, oppure contestualmente vengono suggerite delle analisi di dettaglio in quelle parti di componenti più critici. Le linee guida nella seconda edizione del 2008, sono le ultime, possono riguardare nuovi impianti, impianti esistenti o modifiche a impianti esistenti, come aumento di produttività, il cosiddetto appunto debottlenecking. Prenderemo in esame la valutazione quantitativa descritta in queste linee, all'interno della quale non vengono considerati tutti i meccanismi di eccitazione, ma tutte le situazioni, anche dei meccanismi non calcolati, vengono comunque gestiti, vedremo poi come. È un approccio globale basato su modelli semplificati, quindi con delle caratteristiche interessanti, perché è un approccio veloce, relativamente economico, ma naturalmente conservativo. Le cause principali gestite e calcolate all'interno di queste linee sono la turbolenza indotta dal flusso, che riguarda tipicamente il regime di flusso e il numero di Reynolds, la pulsazione e l'eccitazione indotta dal flusso, che riguarda frequenze basse fino a 100 Hz per intenderci, che sono frequenze naturali acustiche che dipendono da lunghezza delle tubazioni, parametri di processo, quali ad esempio peso molecolare, densità, temperatura, e altri. E fenomeni a più alta frequenza, tipicamente frequenze superiori a qualche centinaio di Hz, che sono frequenze naturali acustiche associate a tratti più corti di tubazione e largamente dipendenti dal diametro del tubo, delle tubazioni e di nuovo da alcuni parametri di flusso.
Un altro elemento che causa vibrazioni è legato all'eccitazione acustica ad alta frequenza che si verifica in corrispondenza di cadute di pressioni, ad esempio dove abbiamo valvole o d'orifizi. Altri meccanismi sono l'eccitazione meccanica dovuta a compressori e pompe alternativi. Oscillazioni causate da condizioni operative, ad esempio a seguito di aperture o chiusure di una valvola, quindi legate all'operatività dell'impianto. La cavitazione, che è quel processo dinamico di formazione di bolle all'interno di un liquido, che si, verifica dove abbiamo cadute, grosse cadute di pressione all'interno del flusso, all'interno delle condotte, e il fenomeno di flushing. Legato all'improvviso cambio di stato da liquido a vapore del fluido. Il concetto di base legato a questo tipo di verifica è il concetto di likelihood of failure, LOF, o probabilità, chiamiamola probabilità di guasto, che di fatto in realtà non individua una probabilità assoluta del guasto, né una misura assoluta del guasto stesso. Racchiude però i risultati dei calcoli basati appunto su modelli semplificati, in modo da essere di facile applicabilità. Il valore di questo LOF, LOF assume valori da 0 a 1, e all'aumentare di questo valore aumentano anche le contromisure da adottare, che vengono suggerite dalle linee guida. È un approccio che non ha lo scopo di valutare gli effetti e le conseguenze dei guasti. Ma tuttavia consente, insieme a calcoli delle conseguenze del guasto, di determinare il rischio reale di un sistema o di un componente. In funzione dell'OFF vengono suggerite delle azioni che qui vengono riassunte sia per le linee principali che per gli Small Bore Connection, gli SBC. E ne vedremo alcuni esempi più avanti. Quindi gli step di calcolo riguardano il calcolo dei LOF per quello che riguarda la linea principale. Il risultato di questo primo step consente poi di valutare se è necessario o no il calcolo degli Small Bore Connection, quindi delle probabilità di guasto legate alle derivazioni di piccolo diametro. Di fatto la linea guida definisce gli small bore connection come le derivazioni di diametro inferiore o uguale a 2 pollici. I risultati di questi primi due step ci danno, consentono di costruire quella che viene detta matrice critica, sia per le linee principali che per gli small bore connection, all'interno dei quali per ciascun meccanismo di eccitazione e per ciascuna linea viene definito un numero in pratica. E successivamente vengono definite le azioni mitiganti, che possono riguardare soluzioni di progettazione, l'applicazione di best practices e la raccomandazione di analisi di dettaglio. Due parole in più sulla matrice critica, che può assumere quella forma che vedete, e quindi in funzione del meccanismo di eccitazione e delle linee considerate. Il numero, anche attraverso una rappresentazione grafica a colori, consente di individuare immediatamente quali sono le zone che richiedono delle azioni. Per quanto riguarda le azioni mitiganti, queste possono riguardare l'eccitazione della linea oppure la risposta delle linee. Nel caso di eccitazione della linea si va ad agire, ad esempio, su flow rate, se possibile, su tipi di valvole adottate e sulla tipologia di controllo delle valvole e sulla lunghezza dei tratti di linea, oppure introducendo attenuatori acustici e così via. In caso di interventi sulla risposta della linea, le aree di intervento includono la posizione e il tipo di supporti impiegati, anche la distanza tra i vari supporti influenza i risultati, perché di fatto impatta sulle frequenze proprie del sistema, l'adozione di smorzatori, la modifica di geometrie, come il diametro e lo spessore delle tubazioni, la rimozione di discontinuità all'interno di tubazioni e per gli SVC, ad esempio, l'adozione di braccetti che ne modificano di fatto la tipologia, che viene, diciamo, che è uno dei parametri, il tipo di SVC è uno dei parametri che entra nei calcoli dei modelli delle linee guida. Le analisi di dettaglio
dipendono dal tipo di meccanismo di eccitazione e possono essere dei FEM strutturali, delle analisi acustiche, delle analisi fluidodinamiche o di pulsazione, lo studio del colpo d'ariete attraverso CFD1D o il calcolo e il dimensionamento delle valvole. Passiamo ora al caso di debottlenecking, che riguarda una parte di impianto della piattaforma Mizzon installata a 34 metri di profondità, la cui produzione viene inviata con una linea multifase all'impianto di operazione di separazione ORF realizzato da Eni. Dopo la separazione, la produzione viene inviata ad uno stabilimento per ulteriori trattamenti. Vedremo quali sono gli input, qualche cenno sul modello elementi finiti, ai calcoli e i risultati di questa prima parte di valutazione, le azioni mitiganti adottate e l'analisi di dettaglio condotta. Infine, qualche commento, qualche considerazione finale. L'esigenza iniziale era quella di aumentare la portata da 1500 a, scusi, a 15.000, da 15.000 a 25.000 barili giorno, per un incremento di circa il 66%, e il primo passo ha riguardato la valutazione della linea sulla base delle linee guida dell'Energy Institute. La stima dello stato effettivo ha riguardato 8 linee principali e 10 SBC. Le portate e i gas oil ratio sono quelli che vedete qui, che sono quelli che sono stati oggetto delle analisi. Il calcolo ha riguardato i LOF, quindi le probabilità di guasto per quanto riguarda la turbolenza indotta dal flusso, l'eccitazione indotta dal flusso e l'eccitazione acustica ad alta frequenza per tutte le linee principali. Il calcolo degli SVC ha comportato la valutazione di ciascuna SVC sia per le linee che per gli SVC sono state suggerite azioni mitiganti e laddove non era possibile intervenire sono state effettuate delle analisi di dettaglio. Le informazioni da cui siamo partiti sono stati sostanzialmente i disegni isometrici delle linee oggetto della verifica, sono stati definiti gli SVC critici e quindi recepiti anche dal modello 3D, come vedremo tra un attimo. E altro dato ovviamente fondamentale ha riguardato il flusso per ciascun tratto di linea, in termini di mass flow rate totale sia per fase liquida e gassosa, densità, rapporto CP su CV, pressione, peso molecolare, viscosità e così via. Si è partiti dal modello 3D della linea, laddove presente, o dalla ricostruzione dello stesso attraverso i file ISO forniti dal committente. È stato implementato questo modello all'interno di codici di calcolo e è stata valutata la risposta strutturale della linea. Componenti quali valvole, flange, orifizi e così via sono stati rappresentati attraverso masse concentrate. Il modello presenta ovviamente i supporti reali e i carichi considerati sono stati presi in esame, sono stati la pressione e la gravità all'interno del modello elementi finiti. Vediamo alcuni aspetti del modello. Qui vediamo rappresentate tutte le linee prese in esame, compresi e gli small bore connection, quindi nel modello globale erano presenti anche questi elementi. I supporti rappresentati laddove possibile da semplici vincoli o in alternativa, dove necessario, da elementi più di dettaglio che fossero maggiormente coerenti con la risposta reale del vincolo stesso. Il modello presentava le masse concentrate in tutti quei punti in cui erano presenti valvole, flange, elementi comunque di massa, di masse tali da dover tenere conto, dover tenerne conto. In questo caso avevamo anche una parte di linea interrata gestita attraverso e in accordo alle normative API RP 2A. Il modello ci ha consentito di
effettuare un'analisi lineare elastica che rappresenta correttamente il pre-stress delle linee e consente di valutare in maniera precisa le frequenze naturali. Frequenze naturali che entrano poi direttamente in alcuni calcoli dell'OFF, che sono stati naturalmente portati a termine insieme ai calcoli per l'OFF dell'SBC, la costruzione della matrice critica e la definizione delle azioni mitiganti. Con l'occasione dello studio strutturale del modello 3D sono stati valutati anche altri elementi, quali gli spostamenti e gli stress locali, e naturalmente i modi di vibrare con le relative frequenze proprie. Tutti questi dati, insieme anche ai dati di flusso, entrano in questi modelli di calcolo che di volta in volta partono dai parametri geometrici di flusso e parametri derivati calcolati opportunamente e restituiscono il loft di quel tratto di linea e relativo a quello specifico meccanismo di eccitazione. In questo caso vediamo la turbolenza indotta dal flusso. Le matrici critiche risultanti sono queste. Come vedete, ci sono delle zone verdi che non richiedono nessun tipo di azione e delle zone invece colorate, colore diverso dal verde, che viceversa hanno richiesto delle azioni specifiche. Le azioni hanno riguardato, ad esempio, l'eliminazione di alcuni tratti di linea, essendo questa una linea esistente che ha visto modifiche d'uso nell'arco del tempo, è stato possibile anche intervenire in questo senso, quindi eliminando dei tratti che causavano vibrazioni eccedenti a quelle consentite, diciamo così. Le azioni hanno riguardato anche l'introduzione di ulteriori vincoli in posizioni determinate, in modo da irrigidire la linea, e alcune azioni hanno riguardato anche gli stessi SBC, con l'introduzione, ad esempio, di braccetti definissero una tipologia diversa di fatto e quindi potessero in qualche modo attraverso questa azione rientrare nelle verifiche previste, oppure attraverso la distribuzione di supporti degli SVC tali da rientrare nei parametri, nelle distanze richieste dalle linee guida. Altri elementi che vengono comunque da parte nostra restituiti a monte di questo tipo di analisi riguardano anche consigli pratici con soluzioni, ad esempio sulle saldature, per garantire geometrie accettabili. Laddove non è stato possibile attuare azioni mitiganti, sulla linea, sono state eseguite delle analisi di dettaglio. In questo caso sono state prese in esame le linee relative alle pressure safety valve che non consentivano l'aumento di capacità produttiva a seguito dello studio con le guideline. Quindi è stato scelto di eseguire delle analisi agli elementi finiti di dettaglio ed è stato sviluppato un modello specifico all'interno del codice di calcolo per valutare la fatica, per la valutazione della fatica e il calcolo dei danni associati alle vibrazioni indotte dal flusso all'interno delle condotte. Sono stati estratti i modi membranali delle tubazioni che sono stati valutati in concomitanza alle frequenze di eccitazione acustica. Quindi viene imposta una pressione armonica, una forzante, all'interno delle tubazioni per determinare le sollecitazioni e la relativa distribuzione che si verificano sulla struttura e vengono confrontati e vengono valutati contestualmente ai modi membranali eccitati dalla pressione stessa. I risultati delle sollecitazioni calcolati dall'analisi armonica sono post-processati per trovare valori corretti per i cicli ammissibili calcolati in accordo con le normative di riferimento, in questo caso le ASME 8 divisione 2, parte 3 e parte 5. Per valutare il danno a fatica e il rischio rottura insieme al livello di probabilità di accadimento del fenomeno di rottura dovuto alle vibrazioni acustiche, si sono affrontati tre scenari. Il primo caso riguardava la verifica della sola risonanza meccanica,
Il secondo caso ha riguardato la risonanza acustica, quella meccanica, con frequenze simili ma forme modali non corrispondenti. E il terzo, infine, ha riguardato la risonanza acustica e meccanica alle stesse frequenze e con la medesima forma modale. Al termine dell'analisi e delle verifiche per questi tre casi, le linee sono risultate verificate. Pertanto, per concludere questo intervento, possiamo dire in forma generale che il metodo è semplificato, l'approccio che abbiamo visto relativo alle linee guida dell'Energy Institute consentono la valutazione della fatica indotta da vibrazioni con un metodo di facile applicabilità, relativamente veloce e però conservativo. Tuttavia, è possibile attraverso l'analisi di dettaglio superare i limiti legati a questo all'approccio delle linee guida e questo tipo di calcolo aggiungo diciamo un'altra nota di carattere generale, può essere integrato in un processo di progettazione e verifica, integrato in modo semiautomatico o automatico in dipendenza del tipo di integrazione CAD all'interno della realtà specifica. Nel caso preso in esame, abbiamo visto che la portata dell'impianto è aumentata da 15.000 a 25.000 barili giorno, è risultata possibile, non già a monte della valutazione delle linee guida, ma aggiungendo a questa valutazione tutte quante le analisi in dettaglio necessarie per garantire la verifica di quelle parti di linea che attraverso le guideline non erano verificate. Con questo ho terminato, io vi ringrazio per l'attenzione e lascio spazio alle vostre domande. Buongiorno e benvenuti a questo webinar sull'analisi termostrutturale e fluidodinamica di reti di condotte. Nel corso della presentazione andremo a fare una breve panoramica del software StarProf, andando successivamente a vedere com'è possibile progettare e verificare strutturalmente una condotta interrata attraverso un esempio pratico. Passeremo poi al software HydroSystem, in cui andremo ad importare le caratteristiche della rete definite precedentemente in StarProf per verificare i requisiti prestazionali dell'impianto in termini di distribuzione della portata e valutazione delle perdite di carico termico. I software in questione sono sviluppati dalla PAS, una software house che ha più di 50 anni di esperienza nello sviluppo di software dedicati al calcolo di pipeline e apparecchiature in pressione, che attualmente conta più di 3.000 utilizzatori, ma che è in forte espansione, non solo perché è entrata da poco nel mercato internazionale, ma anche perché offre strumenti molto intuitivi e dotati di sistemi di calcolo avanzato che garantiscono ampia applicabilità nel settore della progettazione e verifica di pipeline. I software che fanno capo a questa compagnia si suddividono in due gruppi. Il primo si occupa dello studio di pipeline. Tra questi software troviamo StarProf e HydroSystem, che approfondiremo nel seguito. Il secondo gruppo si occupa di calcolo e verifica di apparecchi in pressione. Tra i software di questa categoria troviamo PassEquip, con cui è possibile eseguire analisi con approccio design by formula di apparecchi in pressione, e NozzleFEM, con cui è possibile fare analisi FEM di dettaglio tra connessioni bocale e serbatoio. Andiamo ora a vedere più nel dettaglio StarProf. Come già accennato, questo software permette il calcolo termostrutturale di reti di condotte, in accordo ad una vasta integrazione di normative. È un software specifico per le pipeline, sviluppato in modo da permettere il calcolo e la verifica di un qualsiasi sistema di condotte. Con StarProf viene calcolato lo stress, la deformabilità del sistema, la stabilità, la fatica, le sollecitazioni interne e i carichi sui vincoli. Possono essere calcolate le frequenze naturali della pipeline per un'eventuale analisi sismica con spettro di risposta o per un'analisi vibroacustica. È possibile inoltre verificare e controllare il comportamento e il corretto funzionamento strutturale di tutti gli elementi che costituiscono la pipeline, come la verifica di flange o di compensatori di dilatazione, ad esempio. La creazione del modello avviene importando la geometria della linea da altri software. Nella tabella a destra sono riportati i software da cui è possibile importare il modello in StarProf.
In alternativa, il modello può essere creato direttamente all'interno dell'ambiente StarProf, andando a selezionare i diversi elementi che costituiscono la pipeline e definendo le rispettive proprietà geometriche di ciascun componente. Ovviamente, il software consente degli automatismi che agevolano l'inserimento di tutte quelle componenti che si ripetono. All'interno di StarProf, oltre ai componenti classici di una pipeline, possono essere modellati tutti quegli apparecchi che comportano carichi aggiuntivi, modifica della resistenza o che interagiscono in qualche modo con la pipeline. Un esempio di questo sono i serbatoi, che nonostante non sono soggetti a specifica verifica da parte di StarProf, permettono di considerare deformazioni e rotazioni in corrispondenza della connessione con la condotta. Per alcune componenti, come valvole, soffietti, flange o vincoli, oltre a considerare l'interazione con la pipeline, possono essere eseguiti controlli locali, come la verifica di tenuta delle flange o il carico ammissibile sui vincoli. Andiamo brevemente a vedere tutte le tipologie di carico che possono essere considerate in StarProf. Oltre a carichi che generalmente sono considerati in un software di calcolo strutturale, come il peso proprio dovuto al peso della condotta del riempimento ed eventuale isolamento, i carichi dovuti a fenomeni come vento, neve, ghiaccio, sisma, la pressione, il carico termico, la condotta interrata, quindi oltre a questi possono essere modellati condizioni di carico più specifiche del mondo del piping. Tra questi riporto l'effetto dell'arco termico dovuto ad un gradiente di temperatura variabile sulla sezione della condotta che comporta una deformazione ad arco della stessa, o l'effetto delle sovrappressioni sulla condotta generate dal colpo d'ariete a seguito della chiusura di una valvola, ad esempio. È possibile valutare lo stato di stress residuo successivo allo scarico di una condotta soggetta a creep, ma anche gli effetti dei cicli termici che comportano una variazione del verso delle forze di attrito in corrispondenza dei supporti, come indicato nell'immagine in basso a destra. Visto che nel seguito verrà presentato il calcolo e la verifica strutturale di una condotta interrata, andiamo a vedere più nel dettaglio le funzionalità in quest'ambito. StarProf è in grado di calcolare condotte interrate su suolo saturo, non saturo e con condotta sommersa. Il suolo viene approssimato con delle molle con caratteristiche non lineari in funzione della direzione di applicazione della sollecitazione. In direzione verticale, oltre alla rigidezza dell'isolamento, il terreno viene modellato come una molla con legame costitutivo elastico, perfettamente plastico verso il basso e legame costitutivo elastico ramollente verso l'alto, per considerare il confinamento dato dal terreno di riporto. Nel piano orizzontale il terreno viene approssimato con legame costitutivo elastico perfettamente plastico, sia per tener conto dell'attrito lungo l'asse della condotta che per la presenza del terreno di confinamento laterale. La condotta all'interno del terreno può avere un qualsiasi orientamento rispetto al piano campagna. Le proprietà del terreno saranno opportunamente convertite in funzione dell'orientamento dell'asse della condotta, che quindi non deve essere necessariamente orizzontale rispetto al piano campagna. Il programma attribuisce automaticamente le caratteristiche e la disposizione delle molle una volta definita la tipologia di terreno. Per ridurre l'onere computazionale legato alla distribuzione delle molle, il software definisce diverse zone lungo la rete in cui la disposizione avviene in funzione dello stato di sollecitazione della condotta. Abbiamo una zona 1 dove l'entità della deformazione trasversale non è trascurabile, quindi la concentrazione di molle in questa zona sarà elevata. Nella zona 2 la distribuzione si riduce ed è finalizzata a considerare solo gli effetti degli scorrimenti assiali della condotta. Nell'ultima zona, la zona 3, la distribuzione delle molle serve a stabilire sostanzialmente una condizione al contorno del nostro sistema. Oltre ai supporti standard che generalmente sono utilizzati nelle reti di condotte, in StarProf possiamo creare supporti specifici in cui andiamo a definire il tipo di vincolo per ciascuna delle tre traslazioni e per ciascuna delle tre rotazioni. Per ogni direzione possiamo indicare la monodirezionalità o la bidirezionalità del vincolo, l'entità dell'attrito, la presenza di un supporto elastico o di un supporto che si attiva a seguito di un determinato spostamento.
Una volta definito il vincolo, non serve andare di volta in volta a crearlo, ma basta copiare e incollarlo dove c'è la necessità. Una volta ultimato il modello ed eseguita l'analisi, StarProf mette a disposizione un sistema di visualizzazione dei risultati di tipo interattivo, che permette di visualizzare istantaneamente eventuali criticità presenti sul modello, in termini di verifiche non soddisfatte, ma anche in termini di messaggi di warning. I risultati possono essere visualizzati in forma tabellare, ma anche proiettati direttamente sul modello, in modo da avere una rapida rappresentazione del comportamento della pipeline. Nella sezione in cui sono riportati i risultati delle verifiche, sono presenti anche i passaggi eseguiti dal software in accordo alla normativa selezionata per giungere al risultato finale. Una volta validati i risultati, possono essere esportati in un documento di testo e il modello può essere esportato per l'utilizzo in altri software. Andiamo ora a modellare un sistema di condotte interrate con funzione di rete di teleriscaldamento su cui andremo ad eseguire un calcolo e verifica con il software StarProf. Avviamo StarProf e una volta aperto il software andremo a creare un nuovo documento. Inizialmente il software ci mette a disposizione una finestra dove possiamo andare ad inserire tutti quei dati che riguardano tutti gli elementi del nostro modello, come ad esempio la normativa di verifica. E in funzione della normativa che andremo a selezionare, il software ci mette a disposizione una serie di spunte che rappresentano le prescrizioni specifiche di quella normativa che possiamo andare a considerare o meno. In questo caso andremo a selezionare le N13941. E andremo a specificare la temperatura dell'ambiente, ma anche se vogliamo andare ad eseguire un'eventuale verifica in condizioni di test del nostro impianto. Possiamo definire l'entità del carico sismico sotto forma di accelerazione equivalente, oppure possiamo andare a definire tutti quei carichi come il carico della neve, il carico dovuto al ghiaccio, il carico dovuto al vento. In questa sezione le normative presenti possono essere ampliate. Ovviamente su richieste specifiche, quindi è possibile andare a considerare anche normative locali di specifici paesi dove si va a progettare una rete di condotte. Abbiamo un'altra sezione poi dedicata all'inserimento delle caratteristiche dell'analisi dinamica per il calcolo delle frequenze naturali del nostro sistema. Quindi una volta impostata questa sezione generale che può sempre essere modificata, nel corso dell'editazione del nostro modello andremo a creare il nostro modello. Ecco che nella schermata di gestione modifica del modello il software ci permette di utilizzare una serie di strumenti disponibili sulla nostra destra dello schermo che permettono di creare e modificare il nostro modello. In questo caso abbiamo condotte rettilinee, elementi rigidi, serbatoi, curve di diversa tipologia, transizioni coniche, pompe, valvole, apparecchi di diversa tipologia e così via che possiamo andare a inserire nel nostro modello. Poi il software ci mette a disposizione tutta una serie di vincoli standard, ma anche vincoli di tipo non standard, come già accennato in precedenza. Per questi vincoli possiamo andare a definire il grado di vincolo per ciascuna delle tre traslazioni e per ciascuna delle tre rotazioni, andando a specificare un eventuale gap. Quindi un eventuale spostamento prima dell'attivazione del vincolo, un valore ammissibile del carico sul supporto e così via. Dopo questa sezione relativa ai vincoli, abbiamo un'altra sezione relativa ai compensatori di dilatazione. Nella parte sinistra dello schermo, in questa finestra, sono visualizzate le proprietà degli elementi che abbiamo creato nel nostro modello, mentre nella parte superiore abbiamo tutta una serie di comandi che ci permettono di visualizzare e di gestire o modificare in maniera agevole il nostro modello. Andiamo subito a creare la nostra condotta andando a selezionare questo comando che ci permette di andare a inserire una condotta rettilinea. Inizialmente il software ci va a definire i due nodi che vanno ad indicare l'estremo iniziale e l'estremo finale della nostra pipeline.
In questa finestra andremo ad inserire le caratteristiche geometriche della nostra condotta. Caratteristiche geometriche non solo relative alla lunghezza, al diametro esterno, in questo caso consideriamo 500 mm, allo spessore del tubo, uno spessore pari a 8 mm. Il materiale che può essere scelto dalle librerie direttamente implementate all'interno del software, in questo caso prendiamo un 1.4501 e andremo poi a definire il valore della pressione e della temperatura che sono presenti in questa combinazione di carico. In questo caso vediamo che la pressione è inserita in un'unità di misura diversa da quella che vogliamo, cioè in megapascal. Per modificare l'unità di misura basta andare in questa, nella, nel, nella, nella, nel menu che si apre premendo su File, andare in Customize Unit e personalizzare l'unità di misura della pressione andando a selezionare i megapascal. Già che ci siamo, cambiamo l'unità di misura della forza e del momento. E questo tipo di operazione può essere fatta in qualsiasi momento, anche una volta che il risultato è stato calcolato. Ritorniamo nelle proprietà della nostra condotta, andando a cliccare due volte sull'elemento che il software intanto ha già inserito, perché abbiamo specificato le caratteristiche geometriche, e andremo a definire il valore della pressione, che in questo caso è un valore di 0,5 MPa, e una temperatura di 95 gradi. Dopo aver inserito questi parametri, possiamo andare a definire il peso della condotta su unità di lunghezza dovuto allo spessore, quindi al peso proprio della condotta, e possiamo inserirlo o manualmente o il software ce lo calcola in automatico. Possiamo andare a definire il peso su unità di lunghezza relativo all'isolamento. Se non sappiamo questo valore su unità di lunghezza, possiamo andarlo a calcolare automaticamente specificando l'entità dello spessore dell'isolamento, in questo caso 50 mm, e della densità 50 kg su metro cubo. Automaticamente il software calcola il peso su unità di lunghezza dovuto all'isolamento. Stessa cosa per il fluido. Possiamo definire il peso del fluido su unità di lunghezza oppure possiamo andare a definire l'entità della densità e automaticamente il software ci andrà a calcolare il peso su unità di lunghezza. Per andare a definire le caratteristiche di condotta interrata, dovremo andare ad attivare questa spunta per andare a dire che la condotta è interrata e il software ci visualizzerà un'ulteriore finestra di inserimento delle caratteristiche del suolo. In questa sezione possiamo andare a specificare innanzitutto la presenza di eventuali movimenti del suolo ai due estremi, in corrispondenza del nodo 1 o in corrispondenza del nodo 2, che in questo caso non ci sono, la profondità dell'asse, che andremo a considerare di 3 metri, il metodo realizzativo dello scavo, quindi in trincea o in tunnel. Possiamo andare a definire le caratteristiche del terreno in fondazione, cioè il terreno dove si poggia la condotta e il terreno di riporto. Le caratteristiche di questi terreni possono essere selezionate direttamente dalle librerie presenti all'interno del software, ma queste librerie possono anche essere modificate. Nel seguito vedremo come andare a modificare queste librerie. In quest'ultima sezione possiamo andare a definire le caratteristiche dell'isolamento, in particolare il coefficiente d'attrito che c'è tra l'isolamento e la condotta, e questo permette di andare a considerare un ulteriore scorrimento relativo che può essere presente tra la condotta e l'isolamento. E quindi oltre all'attrito con il terreno sarà considerato anche l'attrito presente tra la condotta e l'isolamento. Una volta definite queste caratteristiche, andremo ad inserire, ad attribuire le proprietà alla nostra condotta rettilinea e in automatico, ecco, vedete che adesso nella nostra sinistra dello schermo, vengono visualizzate le proprietà della condotta, riportando i valori che abbiamo appena specificato. Ovviamente in questa sezione possiamo sempre andare a modificare i valori che sono stati inseriti.
Una volta inserito la condotta, procediamo con l'inserimento di tutti gli altri elementi presenti all'interno del nostro piccolo impianto. In corrispondenza del nodo 2 andremo a inserire un altro tratto di condotta rettilinea. Automaticamente il software ci andrà a riprendere le proprietà della condotta da cui siamo partiti ad inserire il nuovo tratto rettilineo. Qui andiamo sempre a definire lo sviluppo, definendo le coordinate parziali di arrivo della nostra condotta, ovviamente considerate a partire dal punto 2. Le caratteristiche del suolo lasciamo sempre quelle inserite in precedenza e andiamo a modificare solamente la lunghezza in direzione X, che non sarà più di 500 ma di 200. Andremo a definire un altro tratto rettilineo. Vedete che il software automaticamente si aggancia al nodo 3 e andrà a finire nel nodo successivo, cioè nel nodo 4, ma noi in questo caso siamo sempre in grado di modificare la numerazione di questi nodi. Ad esempio, se non voglio andare a inserire una condotta dal nodo 3, ma se voglio farla partire dal nodo 1, vado a selezionare inizialmente il nodo 1, oppure quando mi viene visualizzata questa finestra, vado a selezionare, ad inserire qui il nodo 1 in automatico. La condotta non sarà inserita da questo nodo, ma partirà da quest'altro nodo. Quindi andiamo ad inserire un altro tratto, non più in direzione X, ma in direzione Y. Adesso andremo a inserire un altro tratto di condotta rettilineo, però questa volta a partire dal nodo 2. Il software mi chiede automaticamente se voglio andare ad inserire un T in corrispondenza del nodo 2. Per adesso non lo inseriamo, andremo a vedere come inserirlo nel seguito, e andremo a inserire un ulteriore tratto rettilineo che parte dal nodo 5 e che va a finire nel nodo 6 e lungo 150 metri in direzione X. Bene, una volta definita la nostra linea, andremo a definire tutti gli attributi che sono presenti, come ad esempio le curve. Per inserirle, le curve basta che selezioniamo il nodo e andremo a selezionare la tipologia di curva che fa il caso nostro. Ma prima di far questo, andiamo a vedere come cambiare le proprietà di una condotta già realizzata. Ad esempio, se volessi cambiare il diametro di queste condotte e non averlo più da 500, ma portarlo ad un valore di 300, quindi una riduzione di diametro, basta che vado ad inserire un nodo in corrispondenza di questa sezione. E il software mi chiede in automatico la distanza rispetto al nodo 2 in funzione della quale voglio andare a inserire il nodo. In questo caso inserisco un nodo a 5 metri, e stessa cosa andrò a fare per quest'altro ramo. Per inserire un nuovo nodo utilizzo questo comando che mi permette di andare ad inserire un nodo in qualsiasi posizione, in qualsiasi elemento. Vado anche in questo caso a specificare una distanza dal nodo 2 di 5 metri, e una volta fatto questo posso andare a modificare le caratteristiche geometriche di questa condotta direttamente da questo pratico menu sulla sinistra dello schermo. Vado ad eseguire una modifica in serie e quindi seleziono tutte le mie condotte che voglio modificare e vado a definire un nuovo valore del diametro che non sarà più di 500 ma di 300, e il nuovo valore dello spessore che non sarà più di 8 mm ma diventerà di 5 mm. Automaticamente il software aggiorna i parametri geometrici. Dopodiché andiamo a vedere come inserire in corrispondenza di questo nodo una transizione conica. Per far questo basta che seleziono il nodo o li seleziono entrambi, visto che la transizione sarà la stessa, e vado a specificare il tipo di transizione che voglio andare a inserire. In questo caso una transizione concentrica. Qui posso andare a definire di
selezionare direttamente le caratteristiche della transizione dai due tratti che sono connessi, oppure posso andare a specificare le caratteristiche della transizione manualmente. In questo caso lascio i parametri di default presi automaticamente dalle condotte che devono essere raccordate e vado semplicemente a definire la lunghezza della mia transizione. Una volta definita la transizione andiamo ad inserire qui un T. L'inserimento del T è importante non solo per il calcolo dell'SIF che viene appunto eseguito automaticamente dal software, ma anche per considerare la deformabilità specifica in questo punto. Anche in questa circostanza le proprietà possono essere prese dagli elementi che sono connessi, come lo spessore. Nel caso specifico andremo a inserire un valore dello spessore pari a 12 mm e una lunghezza di 1 m e di 400. Vedete che ogni parametro ha un riferimento a lettera che viene sempre visualizzato in un disegno riepilogativo dei parametri che stiamo andando a inserire per ciascuna finestra di inserimento degli elementi all'interno del nostro modello. Automaticamente l'elemento viene inserito e andiamo ad inserire delle chiusure, dei tappi di chiusura per considerare l'effetto della capforza a questi estremi, visto che non continuiamo la rete oltre al nodo 6 e al nodo 4. In corrispondenza del nodo 3 andremo ad inserire una curva per considerare la deformabilità e la verifica poi anche di questo elemento. Vado a selezionare il nodo e vado sempre ad individuare la tipologia di elemento che fa al mio caso. Specifico la tipologia di curva, andando a inserire manualmente tutti i parametri, oppure posso andare a prenderli automaticamente dagli elementi che sono connessi, specificando in questo caso solamente la tipologia di raggio, in questo caso una curva di tipo long radius, e vado a copiare questo elemento anche in corrispondenza del nodo 5. Stessa cosa andrò a fare poi per il nodo 1, dove andrò a realizzare un tratto di condotta, questa volta un tratto di condotta verticale. Possiamo vedere che il software in automatico seleziona il nodo 1 come nodo di partenza e il nodo 9 come nodo di arrivo e posso andare a realizzare un tratto di condotta verticale, e quindi che va in direzione Z di 3 metri, e dove posso definire che il suolo in corrispondenza del punto 9, quindi del punto d'arrivo, finisca. Infatti, se vado ad eseguire un ulteriore tratto verticale dal nodo 9 al nodo 10, lungo questa volta solo 2 metri, e disattivo la spunta di condotta interrata, ecco, vedete che il software automaticamente inserisce una condotta con un colore diverso, che sta a significare che appunto questo tratto non è più interrato. Anche in corrispondenza di questi punti andrò ad inserire una curva e il software mi chiede se voglio importare le caratteristiche geometriche delle altre curve inserite. Come potete vedere, il software calcola automaticamente il valore dell'SIF per la curva inserita, ovviamente una volta specificata la tipologia di raggio. E in corrispondenza del nodo 11 vado a definire un vincolo ad incastro come condizione a contorno al nostro sistema. StarProf ci permette di andare a definire un valore della forza massima che il vincolo è in grado di sopportare. In questo caso non ci interessa e andiamo semplicemente ad inserire questo vincolo. Completiamo il modello andando ad inserire dei cuscini in corrispondenza delle curve. Per far questo andremo a definire dei nodi che rappresentano l'inizio dei tratti dove verranno inseriti i cuscini. Questi
Quindi vado ad inserire dei nodi, specifico sempre la distanza rispetto agli estremi. Questo lo faccio non solo per le curve, ma lo andrò a fare anche in corrispondenza del T. E una volta inseriti i nodi, vado a specificare e a modificare le caratteristiche relative all'isolamento della condotta interrata, andando a specificare in questo caso la presenza di cuscini e andando a definire il valore dello spessore di questi cuscini. In questo caso considereremo uno spessore di 50. Di 10 centimetri, quindi qui avremo un diametro totale di 600 mm. Adesso, per andare a inserire questa proprietà in tutti gli altri elementi, possiamo o utilizzare sempre questa finestra che permette di gestire in automatico e in maniera combinata le modifiche su più elementi, oppure possiamo andare semplicemente a copiare le proprietà di questa condotta nelle altre sezioni dove dobbiamo andare a inserire i cuscini. Per far questo, allora selezioniamo questa condotta, cioè la condotta da cui vogliamo prendere le proprietà. Attraverso questo comando andremo ad importare, okay, le proprietà sulle altre condotte. Il software ci chiede quale delle proprietà della condotta che inizialmente avevamo selezionata vogliamo importare. In questo caso noi andiamo ad importarle tutte perché comunque le condotte sono uguali. E in automatico vedete che adesso il software ha inserito i cuscini in corrispondenza delle curve. La stessa operazione andremo a farla per il T. A ridurre l'entità della deformazione dovuta all'espansione assiale della condotta, possiamo andare ad inserire in questo tratto un compensatore di dilatazione a una distanza di 2 metri dal nodo 7 e possiamo andare ad utilizzare questo comando che ci permette di andare ad inserire le caratteristiche di un compensatore di dilatazione, in questo caso di tipo assiale, andando a specificare il valore dell'area del compensatore, il valore della flessibilità e il valore dello spostamento massimo ammissibile, in questo caso di 62,5 mm. Una volta inserito il compensatore, ovviamente noi dovremmo poi in realtà andare a considerare che questo compensatore sarà all'interno di un pozzetto accessibile, quindi vado a definire dei nodi a distanza di 1 metro dal compensatore e per i tratti di condotta che vanno dal nodo 18 al nodo 16 andrò a rimuovere le caratteristiche di condotta interrata perché ovviamente saranno all'interno del pozzetto e lo stesso per il tratto di condotta che va dal nodo 16 al nodo 17. Invece per questi altri due tratti, anziché di andare a inserire un compensatore di dilatazione, posso pensare di andare ad inserire una curva d'espansione. Il software ha un comando specifico per andare ad inserire curve di espansione, che è questo, e ci permette, una volta selezionato il nodo dove vogliamo andare a inserire la curva d'espansione, basta andare a definire la lunghezza dei tratti trasversali al tubo e del tratto parallelo all'asse del tubo, quindi in questo caso di entrambi di 5 metri, l'angolo di apertura della curva e il software automaticamente va a inserire questa curva di espansione. Ovviamente noi andremo ad inserire sempre delle curve in corrispondenza di questi raccordi. Per inserire la curva basta che copio la curva e la incollo, okay, in corrispondenza di questo nuovo elemento inserito. Stessa cosa posso andare a fare in questo tratto. Una volta inserita la curva d'espansione anche nel tratto con diametro 500 mm e i cuscini in corrispondenza del T,
Con le stesse modalità che abbiamo visto in precedenza, possiamo andare a salvare e ad eseguire l'analisi. Il software ci notifica istantaneamente verifiche non soddisfatte, che in questo caso non sono presenti, ma ci visualizza dei warning e ci chiede di andare a suddividere, di raffittire questi tratti rettilinei, dove non c'è la presenza di un nodo. Per eseguire il raffittimento con un numero di nodi maggiore ad 1, abbiamo uno specifico comando, ma prima di andare a vedere questo, ci soffermiamo un attimo sul visualizzare la disposizione delle molle che il software esegue automaticamente. Possiamo vedere che laddove la deformazione trasversale della condotta è elevata, il software va a definire un livello di raffittimento che è molto elevato, mentre laddove non abbiamo la presenza di deformazione trasversale, come in questo tratto, l'entità della densità delle molle si riduce fino a diventare molto ampia, quando appunto la presenza delle molle ha solo come obiettivo quello di andare a definire una condizione al contorno. Andiamo a vedere come inserire un numero di nodi multiplo all'interno del nostro tratto rettilineo. Per far questo utilizziamo questo comando che ci permette di, una volta selezionata la condotta, andare a definire il numero di parti in cui andare a suddividere la condotta o la distanza tra i nodi. In questo caso dividiamo la condotta in 8 parti e la stessa cosa, automaticamente il software inserisce i nodi, la stessa cosa andremo a fare per tutti gli altri tratti rettilinei. Una volta suddivisa la condotta, andremo ad eseguire nuovamente l'analisi e andiamo a visualizzare i risultati in termini di stress. I risultati sono riportati per ciascuna combinazione di carico, adesso abbiamo una sola combinazione di carico e possiamo vedere che per ogni risultato il software ci mette a disposizione l'insieme dei passaggi che esegue per giungere a quel determinato risultato. Ovviamente se non vogliamo vedere questo basta disattivare questa spunta e la finestra che vedevamo prima scompare. Se vogliamo vedere il risultato, la posizione di questo nodo 37, basta semplicemente che selezioniamo il nodo, ritorniamo nella schermata in input e vedete che il nodo automaticamente viene selezionato da un cursore lampeggiante. La stessa cosa se vogliamo vedere la verifica in corrispondenza del nodo 2, selezioniamo il nodo 2 e andremo nella sezione relativa allo stress. Ed ecco che automaticamente il software ci visualizza la riga dove si trova la verifica del nodo 2. La stessa cosa può essere fatta per tutte le altre tipologie di risultati, come ad esempio per gli spostamenti, dove possiamo andare a vedere l'entità dello spostamento massimo e minimo per ciascun punto. Possiamo andare a vedere l'entità dell'espansione, e la verifica condotta in corrispondenza dei compensatori di dilatazione o le verifiche di buckling. Un altro strumento molto comodo è l'output 3D, che ci permette di visualizzare come il nostro sistema si deforma in maniera dinamica, okay, aumentando o meno la deformata. Questo ci permette di visualizzare subito eventuali criticità presenti all'interno del modello, grazie anche al fatto che siamo sempre in grado di sovrapporre lo stato di stress sulla nostra condotta. Oltre allo stato di stress, possiamo anche visualizzare la sovrapposizione della configurazione deformata e della deformata massima che possiamo avere nel nostro sistema. Questo ci permette di appunto evidenziare subito eventuali punti problematici. Andiamo adesso ad eseguire una verifica di questa rete da un punto di vista fluidodinamico, andando a vedere oltre alla distribuzione della portata lungo la linea, anche lo scambio termico tra la condotta e il terreno. Per far questo andremo a presentare brevemente il software HydroSystem. Passiamo ora al software HydroSystem, che permette il calcolo fluidodinamico monodimensionale di reti di condotte,
In altre parole, con questo software è possibile calcolare in condizioni stazionarie del moto la distribuzione di portate e pressioni aperto o chiuso che sia il sistema, considerando o meno l'influenza della temperatura e lo scambio termico con l'ambiente. Le tipologie di portate calcolate possono essere multicomponente o multifase, sono quindi considerate le caratteristiche termodinamiche del fluido. Possiamo studiare gli effetti di alcuni tra i più diffusi fenomeni transitori, tra cui il colpo d'ariete. Il software, inoltre, ha una specifica funzione molto utile in fase di predimensionamento che consente di calcolare il diametro delle condotte una volta definite le condizioni al contorno in termini di pressioni e portate sulla nostra rete. Il sistema di condotte può essere creato direttamente all'interno di StarProf, definendo la geometria di ciascun ramo della rete e le caratteristiche di ciascuna componente. Altrimenti, ed è quello che generalmente viene fatto, il modello viene importato da altri software. Nella tabella in basso a sinistra sono riportati i software da cui è possibile importare la rete di condotte. Essendo software specificatamente dedicato al calcolo fluidodinamico monodimensionale di reti di condotte, è possibile modellare qualsiasi tipologia di componente o apparecchio realmente presente in un sistema di condotte o che comporta una variazione delle perdite di carico o uno scambio termico sia localizzato che continuo. Si può considerare l'effetto degli apparecchi utilizzati per permettere il corretto funzionamento del sistema come base di espansione, che permettono di definire specifiche condizioni al contorno, come la presenza di un serbatoio, ad esempio. Hydrosystem, oltre alle classiche analisi, può eseguire specifici calcoli per permettere lo studio del funzionamento della rete in base a definiti requisiti assegnati dall'utente. Ad esempio, la rete può essere calcolata considerando differenti condizioni di funzionamento del sistema. Quindi, se voglio chiudere anche parzialmente una valvola o modificare il funzionamento di una pompa, posso farlo agevolmente, senza dover modificare tutto il modello o sostituire la componente. Il calcolo fluidodinamico della rete può essere fatto anche impostando una velocità limite nel sistema come condizione al contorno. Inoltre, Hydrosystem permette anche il calcolo dell'isolamento della condotta in funzione della temperatura della portata impostata lungo la rete, ma anche possiamo calcolare il funzionamento e le caratteristiche di apparecchi come valvole, pompe, orifizi e così via, al fine di garantire il soddisfacimento di determinati requisiti in termini di pressioni e portate nella rete, impostati anche in questo caso dall'utente. In altre parole, definito come vogliamo che funzioni la rete, il software calcola l'apertura delle valvole o il funzionamento delle pompe, ad esempio, al fine di garantire le condizioni assegnate in termini di pressioni e portate sulla rete. La portata modellata può essere monofase o bifase per fluidi monocomponenti, in questo caso vengono calcolate le transizioni di fase nella rete. Altre tipologie di portate sono costituite dalla miscela bifase o trifase, definite come combinazioni di componenti solide, liquide o gassose. In questo caso il software calcola la mappa del modello di flusso con cui è possibile capire il tipo di portata che si instaura all'interno della rete, come visibile nel grafico in basso a destra. Hydrosystem inoltre esegue anche la verifica di garanzia del flusso, che permette di prevedere fenomeni di slugging o formazione di gas idrato all'interno della condotta. I risultati sono visualizzati in forma tabellare con diversi gradi di dettaglio. Tutti i risultati possono essere esportati in un report di calcolo e anche il modello può essere esportato per l'utilizzo in altri software. Andiamo ora a studiare il comportamento fluidodinamico della rete di teleriscaldamento. Quindi la distribuzione delle portate e l'effetto dello scambio termico con il terreno. Una volta avviato il software Hydrosystem, andiamo ad importare il modello che abbiamo realizzato in precedenza con StarProf. Per far questo andiamo su File, Import, selezioniamo la cartella dove è presente il file che abbiamo salvato in StarProf in precedenza, selezioniamo l'estensione CTP e il file che abbiamo creato. Automaticamente Hydrosystem importa le caratteristiche geometriche della rete
e ci permette di visualizzare tutte le componenti importate attraverso questo Project Tree, questa finestra presente sulla sinistra dello schermo, che va a schematizzare la nostra rete. In questa sezione possiamo visualizzare i diversi rami che costituiscono la rete. I rami sono dei tratti rettilinei di condotta che hanno una portata costante, o meglio, la portata in ingresso è uguale alla portata in uscita del ramo, e ciascun ramo ovviamente è costituito da diverse componenti che saranno caratterizzate nel caso delle condotte da una determinata lunghezza e un determinato valore della rugosità. Localmente, ovviamente, su ogni elemento possiamo definire le condizioni ambientali. Nel caso di condotta interrata, selezioneremo underground, altrimenti, se in questo tratto la condotta non è interrata, andremo a selezionare un'altra, una diversa condizione ambientale. E ovviamente, selezionando ciascun elemento che costituisce il nostro ramo, sulla finestra a destra del nostro software sono visualizzate le proprietà. Selezionando il ramo sono visualizzate le caratteristiche relative al ramo, e sul modello ciascun ramo una volta, e ciascuna componente, una volta che sono selezionate, sono colorate in rosso per permettere all'utente di capire velocemente la selezione che è stata compiuta. In questo caso abbiamo selezionato il ramo 211 e su questo ramo possiamo andare a definire il valore della portata se è nota. In questo caso lasciamo 0 perché sarà un parametro che poi dovremo calcolare. Andremo a definire le condizioni ambientali se sono diverse tra le condizioni ambientali che abbiamo per gli altri due rami, le caratteristiche dei nodi. In questo caso questo tipo di finestra ci permette di andare ad inserire le condizioni al contorno, o meglio, nello specifico, il valore della pressione in corrispondenza del nodo 11, che sarà una condizione al contorno che ci permetterà di andare ad eseguire il calcolo fluidodinamico. Pressione pari a 0,4525 MPa. Il software ci dà la possibilità anche di definire le caratteristiche della fase solida, se è presente una fase solida, e così via. Lo stesso tipo di operazione dobbiamo andare a fare per tutti gli altri rami. Nel caso del ramo 4.2 andremo a definire anche in questo caso il valore della pressione in corrispondenza dell'estremo 4. Per far questo, allora andremo a specificare la pressione, che sarà pari a 0,5 MPa, e se entriamo nelle caratteristiche generali del ramo, vediamo che è stata impostata anche una temperatura all'estremo, cioè al nodo 4 di 95 gradi, che in realtà noi vogliamo cancellare e impostare pari a 0. Andando a definire questo valore, il software automaticamente andrà a calcolare la temperatura che avremo sul nodo 4, partendo dai valori noti di temperatura che abbiamo impostato in precedenza sul nodo 11. Il software ci permette anche di andare ad impostare una rugosità specifica per il ramo, e la stessa cosa ovviamente per le condizioni ambientali, come abbiamo visto in precedenza. Andiamo a impostare anche l'altra condizione al contorno sul ramo 2.6, andiamo nelle caratteristiche del nodo e definiamo in 6 la pressione di 0,5 MPa. Anche in questo caso togliamo la temperatura perché appunto sarà calcolato automaticamente dal software come la portata. Una volta che abbiamo definito le condizioni al contorno, andremo a definire le caratteristiche del fluido presente all'interno della rete. Per far questo, andremo a definire una fase di tipo liquido e andremo a specificare direttamente la libreria dell'acqua, senza quindi dover andare a definire le componenti, perché in StarProf abbiamo una libreria specifica dedicata per l'acqua e per il vapore, e quindi non servirà andare a definire alcuna componente. Una volta definita anche le caratteristiche del fluido, andiamo a specificare le caratteristiche della rete, e quindi tutte quelle caratteristiche che riguardano il complesso
l'insieme della nostra pipeline, e tra queste caratteristiche ci sono appunto le condizioni ambientali, che in questo caso saranno uniche per tutte le condotte, ma come abbiamo visto possono essere definite indipendentemente per ciascun ramo. Andiamo a definire la condizione di condotta interrata, andremo a definire l'entità della conduttività termica della condotta, che la prendiamo direttamente dalle librerie selezionando del carbon steel. Automaticamente è definita la conduttività, che comunque può essere modificata dall'utente, e il valore dell'elasticità. Una volta fatto questo, andremo a definire le caratteristiche del terreno, che sarà di tipo sabbioso con una conduttività pari a 3, e andremo a definire la profondità dell'asse della condotta dalla superficie del terreno di 3 metri. Impostati questi parametri, andremo ad eseguire il calcolo. HydroSystem ci permette di andare ad eseguire il calcolo stazionario senza considerare la transizione di calore, il calcolo automatico del diametro, che in questo caso non ci interessa, e il calcolo in condizioni stazionarie del nostro sistema, considerando lo scambio termico. Automaticamente il programma calcola la nostra rete e ci visualizza i risultati nella parte inferiore dello schermo. I risultati possono essere visualizzati su ciascun ramo oppure per ciascun nodo, o andando anche a visualizzare ciascuna componente presente all'interno di ogni ramo. Infatti, se seleziono il ramo 4.2, il software mi visualizzerà i risultati per ciascuna componente che fa parte del ramo 4.2. Stessa cosa ovviamente per gli altri rami. Andiamo un attimo a visualizzare più in generale il nostro risultato, riferendoci semplicemente ai rami, e possiamo vedere che tra i nodi 4 e 2 la portata ha un valore negativo. Ciò significa che il verso non è concorde alle frecce, ma è discorde. Stessa cosa per il ramo 2.11, mentre per il ramo 2.6 la portata è concorde al verso che è stato impostato inizialmente. Di conseguenza, quindi, la portata entrerà dal nodo 11 e poi si distribuirà tra il nodo 4 e il nodo 6. Ma quello che ci interessa da questa analisi è lo scambio termico con il terreno. Infatti possiamo vedere che, nonostante abbiamo impostato una temperatura di ingresso di 95 gradi, la temperatura che abbiamo agli estremi è molto bassa, ha perso quasi 30 gradi. Per ridurre l'entità della dispersione termica, visto che abbiamo a che fare con un impianto di teleriscaldamento, dobbiamo andare ad introdurre un layer di isolamento. E per far questo, se l'isolamento è comune a tutti gli elementi che costituiscono la pipeline, andremo ad inserirlo al livello della rete. Questo farà sì che l'isolamento venga attribuito automaticamente a ciascuna componente. Se invece l'isolamento appartiene solo ad alcuni elementi, andremo ad inserirlo solo negli elementi dove è previsto. In questo caso andremo ad definire il nome del materiale isolante, lo spessore di 50 mm e la conduttività 0,04. E una volta definite queste caratteristiche, andremo a eseguire nuovamente l'analisi. Andiamo a visualizzare sempre i risultati sui rami e possiamo vedere che adesso la temperatura non subisce più un salto di 30 gradi dal nodo di partenza al nodo 11, dove la temperatura era di 95 gradi, ai nodi estremi 4 e 6, dove la temperatura era di circa 60 gradi, ma resta contenuta in un delta termico più accettabile di 5 gradi grazie alla presenza dell'isolamento. I risultati di calcolo, sia sui rami sia sulle componenti di ciascun ramo, possono essere esportate in un report.
che può essere creato direttamente in PDF sotto forma di tabella o in Word, e questo report avrà la stessa formattazione, riporterà gli stessi risultati come sono visualizzati in output per l'utente. Ecco che con questo esempio molto semplice abbiamo visto come con HydroSystem sia possibile verificare i requisiti di processo del nostro sistema in maniera che garantiscano il corretto funzionamento della nostra rete. In StarProf abbiamo verificato le caratteristiche strutturali della nostra pipeline e attraverso queste analisi combinate possiamo procedere alla stesura di un progetto definitivo e all'esecuzione delle tavole grafiche del nostro progetto. Quindi in maniera molto semplice e molto intuitiva siamo riusciti ad eseguire un progetto integrato di un breve tratto di una condotta di teleriscaldamento. Prima di concludere, riepilogo brevemente quelli che sono i punti di forza dei software StarProf e HydroSystem, a partire dalla versatilità d'utilizzo nel settore dell'oil and gas, impianti industriali e tutti quegli ambiti che hanno a che fare con il design di reti di condotte. L'ottima integrazione tra i software consente di svolgere agevolmente il progetto completo, dal calcolo di distribuzione della portata alla verifica strutturale della pipeline. Un altro vantaggio è l'implementazione di normative internazionali relative al settore del piping ed infine la possibilità di avere una licenza flessibile non solo in termini di durata, ma anche in termini di contenuti normativi implementati all'interno del programma. Per ultimo, riporto due link che rimandano al sito internet della PASTA, qui è possibile scaricare la versione di prova del software, e l'indirizzo YouTube dove sono presenti numerosi tutorial che spiegano nel dettaglio l'utilizzo e il funzionamento dei software. Vi ringrazio infine per l'attenzione dedicata fino ad ora e ricordo che Engisoft è sempre a disposizione per ulteriori informazioni in merito ai software PaaS. Spero che il webinar sia stato di vostro gradimento e auguro infine una buona giornata.